Benvenuti signori in questo nuovo nascondino nella città di Hazbin Hotel. In questo video tre parteciperanti. Ma che ci fai davanti alla telecamera? Che cosa stavi dicendo su mio zio? Niente, comunque okay. Tre partecipanti si dovranno nascondere e io li dovrò trovare. Due partecipanti. Due partecipanti si dovranno nascondere e io li troverò. Un partecipante, uno. Perché uno? No, ti sono andato a cercare. Corri, vai via. Devi scappare. Devi scappare, ascoltami, scappa. Intendevo che sono morto in... Ok, iniziamo. Ma bro, ma vuoi ancora stare qui seduto? Perché vuoi stare? Riprenditelo. Ragazzi, devo subito in questa città a fare un nascondino. Dove è Lemmy? È qui. Ho vinto il nascondino, vero? No, deve ancora iniziare. Vabbè, signori, incontriamoci tutti quanti all'hotel. Benvenuti in questo nascondino. Aspettate che prendo già l'arma, perché già si sa chi lo farà. Io. Quindi mi sono cagato addosso, scemo. Ma perché sono un gnomo? Ma io non sono un gnomo, sono... Oh mio Dio. Vendetta muffata. Siamo ora, qui, pasticcino alla crema. Mi saltai tutti in aria. Prendo la bomba atomica. Ma che Lemmy? Dov'è Lemmy? Sì. Eccomi. Ok. Ho scomparuto. Ok, presentatevi. Chi siete voi? Di personaggi di Hazbin Hotel. Io sono Doggo il... Tu sei uno che si chiama Vox. Sei un tecnologico. Io sono Vox, il tecnovox. Poi abbiamo... Io sono Spyro del gioco Spyro. Non che... penso, perché che, quello è che, viola. Che Spyro... No, fidati. Se usi l'aspirapolvere diventi Aspyro. Quindi abbiamo Vox, l'informatico della io scuola. Aspiro. No, Non esisto. Vox, l'informatico della scuola. Poi abbiamo Domi, che è il maggiordomo Spyro. E tu chi sei? Io sono Nifty, è il modo migliore per pulire sono questi. Meno male. Cancellala. Ok, possiamo iniziare il nascondino? Sì, aspettate. Ok, signori, ma dov'è Poggo? Ciao. Comunque, fermi. Iniziate a nascondervi. Conto fino a 30 minuti. Non vale citare. Va bene. Nasconderti. Inizia a contare. Scusa, volevo ammazzare. Va bene, scusa. T-R-E-N-T-A-M-N-I-U-T-I. Ah, volevi sabotarmi? Ok, allora tu sei il primo che troverò. Ok. Vediamo se te la ridi ancora. Io non so niente. Io ho visto uno volare. Non è come sembra. Io vedo una persona sulla televisione. Lemmy, ti si vede il più dei porco della TV? Cosa faccio? Dimmi, siamo amici. Aspetta. Ti do un'altra chance, visto che è l'inizio. Grazie. Ok. Io sono in un posto tranquillo, è già stato usato. Come già è stato usato? Non ci sono mai stati. Non ci sono mai stati, questa è la cosa. No, infatti, non ci aspetta, sono. Io trovo solo Lemmy, quindi significa che stai nello studio pure te. No, non sono nello studio, tranquillo. Io seguirei l'istinto se fossi te. Ma ci sono io davanti al Doom Slayer come poster, ma che figata. State zitti, non parlate, mi raccomando. Così non può vedere la nostra voce. Non sto parlando con voi, sto parlando con i miei amici, silenzio. Ah, scusa. Senso con i tuoi amici. Sai nasconderti. Ti do un'altra chance. Giacomo, Roberto, Filippo, Paolo, Camillo, Carlo, Carmelo. No, Carmelo, io sono entrato nell'hotel, mi inizio già a avvisare. No, Giampaolo, spostati. Come, dove sono? Ma qualcuno è in bagno? Roberto, mi raccomando. Camillo, di qua. Vediamo. Camillo, chi? Ma che stai a di? Paolo, no, non ti far vedere. Paolo. Ma chi sono? Sto lanciando delle sedie da un balcone. Come fai a sapere che si chiama Fra? Non mi sentirei tradita se fossi Giampaolo, voi. Giampaolo, venite qua. Se venite a buttare le sedie? Dai, fallo con me. Ok, dai, è divertente.
Hai visto che bello che è? Cioè, scusa, avevi la porta e potevi uscire. Perché fa tutto sto casino? Cioè, dovevi ancora scendere. Cioè, ti lascio. Non dovete parlare tra di voi. Dovete semplicemente come parlare tra di voi? Ma che stai a di? Ma le hai prese le pillole oggi, poco? Allora, ma Roberto, penso di no. Roberto, allora, vai a comunicare alla famiglia imperiale. Vai a comunicare che sarà difficile. Ho due di vita. No. Chi spara? Roberto Giacomo, mi ripari. Sei circondato. Ho un lanciafiamme. Sono dove lemmi? 10 secondi. Se non lo troverai, morirai. Hai presente tutto l'inizio? Non me devi dire, mi devi portare. Ah, ti devo portare, va bene, ti porto. Uno. Due. Vieni. 4. È qui dietro. 5. 7. 8. 9. È qui dentro. L'ho trovata. Vieni con me. Tu vai qua. Devi fare tutto un giro per poterla seguire. Perché tu poi dopo vai di qua e vai di Ma se c'è di farmi di scappare, scusa. No. Lo sai quanto tempo avevi che ero distratto? Sono scemo. Sta scappando. Perché? Ma che risposta è? Perché sono scemo. Solo per questo ti dà un'altra opportunità, dai. Ma però, cioè, il pango io non l'ho visto proprio. Adesso. Ma perché è un mastro in queste cose, un mastro. Non dimmi come che è morto Roberto. Ah, che no, sto con un attimo in cielo, nessuno ha citato. Ok, bravi. Vediamo. Pago, se ti trovo di consolo, Se vuoi poco ti consolo io se ti trovo. Dai, dimmi dove sei. Non ti consolo con un fucile a Roberto. Ma cammini in mezzo davanti a me. Adesso sei squalificato. Stai davanti all'hotel e fai quello che vuoi. Possibilmente niente bombe nucleari. No, aspetta. Ti faccio vedere una cosa. Guarda. Mi stai corrompendo? Accetto. Accetti, perfetto. Allora, la prossima è stato dopo. Aver fatto affari con lei. Arrivederci. Pongo, dove sei? Sto facendo il funerale di Roberto. Ma hai invitato i tuoi parenti, Tommy? No, sono tutti quanti qua per la notizia di Roberto. È per sparare in saluto suo. Mi stanno aspettando. Va bene. No, Paolo, non fare così, Paolo. Ma tu dove sei? Giacomo, lo so, è triste, Roberto, uno di noi. No, io non sto capendo, ma proprio dov'è? Ma io lo vedo. Vabbè, è il tuo compito trovarlo, non possiamo aiutarlo mica noi. Ma tutta la partita. Sì, sta arrivando. Impegnati. Rodrigo dal Brasile. Sta arrivando Rodrigo dal Brasile. La notizia è arrivata, sì, è arrivata in Brasile. Tutte le televisioni parlano di Roberto. Di Roberto? È un indizio le televisioni? Sono spalmate per stai spalando i maiali pure, dammi! No, sono sempre qui per Roberto. È in un posto adatto a fare un funerale, quindi un posto largo, ampio. Cerca. Io non capisco. Io sento dei rumori di piedi di porco. No. Non sono io. Non sto usando piedi di porco. Qui ci sono dei maiali, ma manco a dir così però. Ma scusa, sono confuso. Poco, ma dove stai? No, come zitto. ragazzi, forse abbiamo vinto, ragazzi. Questo un è indizio. Stata, la nostra famiglia si è allargata in questi 20 minuti. Abbiamo perso Roberto. Però non fa niente, ragazzi. Io sto impazzendo. No, basta, hai vinto tu questo round. Dimmi dove sei. Dietro all'hotel. Ma dove? Eccolo. No! Qui c'è Roberto. Lo vedete, Roberto? Povero! C'è Roberto. E tu mi stavo facendo qua in funerale con dei maiali che... Dammela, di Roberto, dammela! Sono venuti apposta per lui! Ok, Pongo, hai vinto, quindi toccherà a te adesso a cercare. Per favore, iniziamo. Allora, io devo... Ma quando farlo per Roberto...
ti sparo in bocca. No, scusa. Devo farlo per Roberto. Per Roberto io vi cercherò e vi troverò. Mi ha difeso la pecora. Prendi questo. Adesso andate tutti a nascondervi. Su, prendi la macchina. Bravo, prendi la macchina. Perché ci sono dei maiali che volano? Non lo so. Andiamo. Erano miei amici. Andate, bravi. Aia! Ferma, infame! Lemmi, dove sei? Lemmi, sali. Fermo. Vai, sali. Vabbè, andiamo. Carità. Non so dove andare. Ah, sì, freghiamo poco. Aspetta, scendi. Scendo, ok? Scendo? Sì. Ok. Geniale. Mi vedete gigante, vero? Ti ho visto veramente un gigante. Perché funziona come la mappa, quella base di Gmod. Noi diamo gli indizi che l'abbiamo visto. Cosa ho visto? Ma io posso sparare. Fra! Cosa? Se io sparo, viene riprodotto sulla città. Che figata! No, ma aspetta, tu mi stai dicendo che se io spawno una capra, se io spawno Roberto, esce un Roberto gigante. Perché lo vediamo gigante? Lo capisco. C'è una zona segreta, ma poi diventi gigante. Ma non c'è un piccione gigante. Geniale, pensavo si fosse dopato come il Bonnie dello scorso. Dello scorso video. Pensavo ci fosse un piccione gigante. Sono cagato sotto. Ma sono all'hotel. Oh, ok. Ne rubo uno, è mio. Adesso inizierò a cercarvi. Ok. Aspetta. Cioè, Domi lo sento troppo silenzioso. Vabbè, andiamo. Ok. Libera. Sto testando una tattica. Geniale. Vieni. Dove siete? Nico. Sto ammazzando tutti i segreti. Dove siete? Qui dietro? No, mamma mia. Ci siamo divisi. Non andiamo bene. La mia gente si è separata. Dove siete nascosti? Non ti troverò mai più, Kat. Dove sei? Che ho perso per sempre, Kat. No. Io sono nel tuo prime, neanche la possibilità hai dato a qualcuno. Io non do possibilità a nessuno, né tantomeno. Capisco. Aia, mi sono bruciato i piedi. Vediamo, sei aspetta. Là, pasticcini al cioccolato. No. Oh, cosa sento? Vediamo cose. Dove sta? Non puoi stare sotto alla mappa. Non sono sotto la mappa. Bravo, mi hai detto dove sei. Confermo tutto, sono nella mappa. Allora, quindi Domi e Kat. Allora, datemi qualche indizio. Vi trovate sui palazzi o dentro i palazzi? Cioè, dentro le strutture o fuori? Quante cose vuoi sapere? Io mi trovo nell'Azbin Hotel. Non è vero. Giuro. Io mi trovo nella mappa dell'Azbin Hotel. E come fai a non credere che non sono lì, eh? Ma ti vedo dalle telecamere. Ah. È un NPC! NPC! Ha scoperto il nostro piano. Infame. Sì, perché Kat non starebbe mai fermo così. E di solito la testa non si muove da sola. Hai là. Dove siete? Pasticcini alla ciocco crema. La cosa divertente è proprio che tu fai un pallino rosso che si vede in tutta la mappa. Quindi noi ti vediamo sempre. Ma io non lo vedo. Qualcuno qui ha dimenticato Just Eat. Ding dong. No. Ok. Hai sparato al mio clone. Così la poggo una cosa. Ti vedo in televisione. Aspetta un attimo. No. Si era spawnato tutto dei barili. Era nascosto sotto i barili. Questo maledetto schifoso. Immagina. Vergognoso. E invece quell'altro. Chi lo sa. Dove sei? Sento delle pistolate. Dove sono? No. Non le senti, giuro. È che non capisco da dove le senti. Aia! Ma che è diventata una mappa interattiva che devo sparare alle persone? Mi sto facendo del male. Devo curarmi. Dove sta il medikit? Ma il blocco di Minecraft è fortissimo. Oh no. Corri. Batti sotto. Niente, ti ho avuto. Ma così cattivo sei. Io sono cattivissimo. Mamma mia. Piccalo ma blocco. Dove sta lancia? Per aspetta, la bomba nucleare. Col resto di sole. No, fermi, basta, bombe nucleari. Per poco. No, fermo.
ok, questa volta abbiamo fatto io, Poggo, e questa volta lo farà Lemi. Tutti, quindi, mamma mia, tu sei nuovo sul Gmod, non so se lo sai. Sì, con sì. Cui prendi le armi, vai sulla categoria tutta. Toy Box. Sono le migliori. Certo, ti consiglio la Chimera, che è una delle migliori. Io la chiamo pistola scorreggia, e quando uccidi uno, quello ti fa le scorregge. Senti, fa la scorreggia. Devo trovare. È quello che fa? Sì, perché c'è un maiale conficcato nel muro poi? Lo vuoi tagliare? Ecco qua. Dai su, nascondetevi. Abbiate paura. Sono a roba bassa, ma sono molto cattiva. Fratels, fratels, vieni insieme a me, fratels. Ok, 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 andiamo, andiamo. Fino a quanto devo contare? 30? Sì. I, R, E, no, no, qui già stavo prima, ci beccano sicuro. Ti posto io. Aspetta, guarda. Ok. Vado. Sono partita. Abbiate paura. Non riesco a saltare, aiuto. Arrivo. Che so proprio da dove vengono. Non so di morte. Fra corri, Levati. Poggo? Sto sfondando, aiuto! Fuggi! Ma che c'è? Non so di Lemi! Ma state cercando di difendervi da me? No! No. Adesso rifrighiamo, aspetta. Ok. Dove siete, amici? Mi piace. Aspetta. C'è un coso che vola lì, cos'è? Guardami! Andiamo! Azione di sfondamento! Azione di sfondamento! Guardi! Io mi sto facendo le foto nel mente. Sono dove Poggo. Ti regalo una macchina. Ti piacciono le macchine sportive? Dipende. Oppure ti faccio un regalo. Rossa, bella. Se sì. Sei appassionata come me, ecco qui. Oh, Marco è tornato, quello lì non mi va bene. Non lo volevo fare, ma te lo sei meritato. E sai cosa ti dico? Mi prendo anche il carro armato. Eh no, e quindi lo lanciamo? No, andiamo a cercare poco tutti insieme. Scusa. Vi faccio una proposta. Ciao Domi, dove sei, Angel Dust? Sono all'hotels. Arrivo, Angel Dust. Vi faccio una proposta, amici. Andiamo 3v1, andiamo tutti quanti a cercare il Poggo Dogs. Concordo. Avessi scoperto questa cosa prima. Ma cos'è? Stai guardando il letto su Minecraft? Sì. Si parte. Sì. Vai, andiamo. Ok, seguo. Aiuto, sono bug. Aiuto. Ma i porcellini stanno avendo vita propria. Vai, apri, che sono bloccato. Aspetta, non sto capendo più niente. C'è fumo dappertutto. Ma pure nell'hotel c'è fumo, assurdo. Come? Ha detto. Sono in casa da poi. Grazie. Prego, bro. Risolto il problema. Quanto tempo abbiamo prima che io possa vincere? Hai 10 minuti. Che 10 minuti? Che io devo andare a mangiare. Vuoi 10 minuti? 2 minuti. Ascoltami, Angel Dust. Sono incastrato. Aiuto, aspetta. Ok, risolto. Angel Dust ha detto una cosa molto sussa. Ha detto: c'è il fumo anche dentro l'hotel. Andiamo a cercarlo. Quindi vieni. Prepariamo le armi, signori. Questo. Andiamo. Dove sei? Ucci. Sento odore di Poggucci. Come fai ad entrare? È avvisato però. Devi andare contro. Devi stare attento che se vai troppo contro ti porta indietro. Vediamo. Secondo me Poggo, chi è che ha parlato con il fucile? Sono io. Mi hai fatto cacare sotto. Scusa. Sì, però TikTok. Il tempo scorre. TikTok on the clock. Vuoi fare un TikTok? Che facciamo sto TikTok? Sono parato via. È passato un minuto. Dai, un altro indizio. Conta più. Nessun indizio. Mi dispiace. Allora l'indizio sarà che possiamo volare. A me va bene.
non va. Sì, comunque vi restano 30 secondi. Cominciate a fare 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, cammello, 23. Non possiamo 22, lasciarlo vincere. 21, 20, 15, 19, 15, l'ha detto Domi, 14, 13, 12, 11, 15, 9, 15, 8, 6, 7, 6, 5, 4, non mi arrendo! Ti ho preso! No, no, dai, hai rovinato tutto, era perfetto! Ha vinto! Cioè, ha vinto l'Emmy! Ho vinto! Ha vinto l'amicizia, su!